Vai. No, ha iniziato. Ha iniziato. Infatti comunque di queste cose non si è mai. Certo, figurati se ne parla. Si è fatto un esame di agricoltura biologica. A Firenze non viene neanche presa in considerazione. Io ora so che si è aperto un corso di laurea in agricoltura biologica. Dai, a Bari? E vedi, sembra che come sempre no, si danno dei quei concetti. Però non è cioè, di biologico, insomma, è quello insomma, definito per legge, quindi si applicano sempre prodotti. Sì. Poi il biologico di oggi, detto da me che sono 20 anni che faccio agricoltura biologica. Cioè, alla fine si usa rame, zolfo, tranquillamente. Non c'è più niente. Assolutamente, lo zolfo tanto, lo zolfo, insomma, il terreno ne assorbe abbastanza, ma il rame, ragazzi, è distruttivo, il rame ammazza. Cioè, comunque si sa che si sta accumulando bene il terreno, cioè è scontato come cosa. Cioè, perché il grosso dei trattamenti, che ne so, per i vigneti, quasi di zolfo, ne fanno anche 15. Quindi immagino, cioè, Ma poi fai in considerazione, la nuova agricoltura è basata, l'agricoltura naturale, tutta basata sui funghi, sulla microbiologia. Cioè, io qui non l'ho introdotto perché secondo me non è il contesto, perché per approfondire bisognerebbe averci 2 giorni solamente per approfondire la parte dei funghi, delle micorrize, eccetera, eccetera. Ma tutta basata sulla capacità delle micorrize, dei funghi di scambiare con le nostre piante. Il rame è per definizione un antifungino. Quindi è fatto apposta per ammazzare funghi. Cioè significa che non è possibile fare un'agricoltura naturale senza. Proprio non è possibile fare un'agricoltura naturale con, utilizzando il rame. Io è 3 anni che sto combattendo con una peronospora su una vite. Non gli do niente nel solfo, nel rame, niente assolutamente. Ottengo poco e scarso. Però è stata importante la battaglia perché cosa ha fatto? Mi ha portato alla constatazione che se voglio l'uva non devo mettere una vite che non ha più intelligenza, e quest'anno ho piantato 5 piante di vite nuova e ho messo le viti quelle europee storiche e quelle lì non hanno nessun problema. Quindi non dobbiamo continuare a fare le battaglie contro i mulini a vento, dobbiamo lavorare per rendere il vento utile e basta, cambi le viti. E finisce lì il discorso. Non dobbiamo produrre per forza. L'agricoltura moderna è distruttiva perché vuole produrre per forza. Se invece te produci quello che la terra ti vuol dare, si può continuare a fare agricoltura naturale. Da noi i castagni vengono dalla notte dei tempi senza zappare, senza ricalzare, senza fare niente, e producono qualcosa come 15 quintali 20 quintali ad ettaro di castagne. I nostri nonni, anche mio babbo purtroppo, ha buttato giù i boschi, porzioni, radure per fare cereale, per fare grano. E sapete quanto si produce di grano in quell'ambiente? Lo stesso quantitativo, solo che di castagno, con le castagne non fai niente se non raccogliere. E per fare grano devi lavorare. Quindi lavorare profondo, devi sminuzzare la terra, quindi fresare o frangizzollare, devi mettere il seme che ha un costo, devi dare il trattamento chimico perché sennò non ti viene che ha un costo, devi dare il fertilizzante che ha un costo, la metitrebbia o la trebbia che taglio, cioè raccogliere la castagna, togliere il cereale, togliere la cariosside dalle grume, ha un altro costo. Ah bello! E la cosa interessante alla fine... che il grano costa 20 euro al quintale, il grano 20 euro, 30 euro al quintale, le castagne quanto costano al quintale? 400. Anche uno stupido capirebbe che te 400 euro per non fare niente, 20 euro tradotto quello che sarà per lavorare, ma mica bisogna averla studiato per capire che bisogna essere un pochino gli occhi aperti. Perché il trattore? Secondo me non può essere, c'è altra definizione, perché mio babbo era una persona intelligente, tranquilla.
quest'idea che i trattori erano la salvezza delle fatiche. Che ti dico, però una popolazione intera ha fatto questo. Abbiamo tolto quello che era semplice e banale per metterci dentro cose faticose. Il condizionamento della televisione, i consorzi agrari, questa storia qua. Ma è inspiegabile, sì, no? L'integrazione, l'idea che a fare, che ne so, io però... Il mio babbo mangiava castagne 3 volte al giorno, che c'è fino a 20 anni. 3 volte al giorno, colazione castagne lesse, a pranzo minestrone di castagne o polenta di castagne e a cena minestra di castagne. Una volta che sono andati al lavoro, hanno cominciato a lavorare, non hanno più voluto vedere una castagna, forse c'è anche questo. Buonissime, lo so, ma buonissime 360 giorni all'anno. Viene a noi anche l'aragosta dopo 30 giorni. Ve lo assicuro, a Cuba dopo 15 giorni l'avrei ammazzati tutti, e poi non è così buono, ma cazzo è buono. Allora, facciamo questa sperimentazione, questa prova, andiamo a braccio, perché non, onestamente... Andiamo a braccio. Che è in galera? No, perché braccio una volta è anche una galera. E sperimentiamo, perché ve lo ripeto, tranne ora 3 giorni che la giro tutta, ora ho fatto più chilometri io che voi spesso, penso, ma comunque ancora non ho apprezzato quasi niente, no, lei ne ha fatti, dai, e quindi è quasi un esercizio, però sarebbe, è carino, vediamo se ci riusciamo a trovare una quadra su quello che facciamo. Allora, chi interroghiamo? Gli architetti. E perché piccoli architetti? Allora, a forma di piano regolatore, ma quante volte al giorno lo guardo? Allora, zona 1, zona 0, la definizione, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, all'interno, ora rifacciamo un ripasso qua, poi lo trasliamo. Passiamo la maggior parte del nostro tempo, quindi la casa per definizione, ok? La zona 0. Orto, stendipanni, legnaia, serra. Ci siamo dimenticati di dire. La serra è la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, e tagliamo perché dobbiamo andare di là, è da zona 1, zona 2, perché la serra richiede un sacco di conoscenza, di presenza, e proprio perché produce tanto, richiede tanta energia per gestirla. E ve lo dico subito, è più difficile gestire una serra che coltivare fuori campo, in campo. Dopo è semplice, perché è mitica, perché vi toglie il problema della grandinata, dell'eccesso di pioggia, eccetera, perché si può regolare sia, se vogliamo, meccanicamente, elettronicamente, che con altri sistemi. Però chi viene da fuori, chi non ha mai fatto agricoltura, è molto più difficile coltivare in una serra inizialmente che non in piano campo, perché è artificiale, no? È molto più artificiale di un piano campo, che è molto più artificiale di un bosco naturale, no? E cominciamo a dare a Cesare ciò che è di Cesare. Allora, se la serra è la più difficile, però è molto produttiva, secondo voi in un contesto urbano è utile o non è utile? Se è molto più produttiva, è utile. La serra andrebbero quasi obbligate per legge a fare le serre dentro le città. In Svezia non è un caso che hanno fatto un grattacielo da 15 piani, è una serra, è una mega serra. Parte da in cima il seme e arriva in fondo, la pianta è già grande, che quindi la possa... Serra, sì, ma assolutamente. In Svezia però questa è la prima che hanno fatto, proprio con l'idea di fare dentro la città una serra produttiva, che è un mercato, perché... No, ma questa è proprio una serra produttiva, una coltivazione, capito? Qui partono le piante con il seme in alto. Poi c'è un sistema a carrelli che scende e dopo un X tempo, eccetera, quando è in fondo, proprio un somaro, 2 volte nello stesso posto, solo i somari ci cascano. No.
spengi un po' te che non mi riesci. No, ma c'è il tanto. No, bisogna strascinare. Ma la cuffia! Allora facciamo così, guarda, facciamo. Strascinare come strascinare. Allora, immaginatevi di vedere la serra fatta con un principio che da sopra ti partono semi, poi mentre le piante in un carrello tipo proprio tipo un treno che si spostano man mano perché hanno necessità di tempo, di luce, eccetera, eccetera, arrivano a un fondo che sono facilmente già raccoglibili da mettere. Il principio è questo. Questo è fatta. Così. Sì, è fatta. Cioè, esiste una cosa che dà. Ti può spiegare? Sì, sì, scende giù così e quando in fondo è già pronto per essere raccolto e venduto e conservato e mangiato. Ma no, guarda che questi sono progetti che avevano per più di 30 anni. C'era una città in America dove già facevano queste considerazioni perché loro partivano dal presupposto che sarebbe stata la roba che facevano sulla Luna, no? Perché quando. Io quando ero piccino hanno fatto il primo sbarco sulla Luna e poi ci dicevano ora siamo sbarcati, tra una decina d'anni vivremo sulla Luna e quindi si erano attivati a fare queste storie. Ci hanno rifregato anche lì perché primo non è detto che ci siano andati, secondo questo famoso, ma poi mi dicevano l'anno dopo, prossimi anni si va su Marte, no, non ci hanno chiappato. Allora, comunque sia, la serra è una molto produttiva, quindi nella logica che la città dovrebbe avere una percentuale, una possibilità di resilienza, dovrebbe essere un po' avvantaggiata, no? Comunque, la zona 1, la zona 2, è dove noi mettiamo ancora molta energia, ma ce ne dà poco meno della prima, quindi anche lì molto controllo, osservazione, eccetera, eccetera. Poi la 3 meno, che diventa... La 3 e la 4 sono molti ambienti dove si cerca quasi la naturalità, no? Si abbandona il concetto di essere lì presenti costantemente, si va in condizioni di uno scambio quasi con la natura. La 5 proprio non ci facciamo niente se non osservare. Allora riproduciamo la nostra città. Chi ho colpito? Ho visto che all'incirca è così trani, una forma dall'alto, no? Qui c'è un porto, ma è sicuramente più piccolo di quello che è, allora. Ci basta. Qui ci abbiamo il mare, con i gabbiani. Ok, andiamo a zonizzare. Qual è la zona 1? La zona 0, capite, noi ci stiamo... Viviamo una città, quindi l'organismo è più complesso, non è più l'elemento, è l'organismo. Ok? Quindi la zona 0 è tutta la città. La zona 0 è quella insomma insediata, insomma, dove sì. È urbanizzata. Sì. Il centro storico. È il centro storico. Ma perché c'è questo tanto? No, anche tutte le zone urbanizzate. Parliamone. Come facevano le città antiche romane? Qual era il centro storico? Intorno al quale si... La passiamo la maggior parte del nostro tempo. Ma guarda, secondo me è intorno alla nessuno servizi, perché comunque al porto ci vai soltanto per farti la passeggiata con i locali. No, però la zona del comune, della cattedrale, cioè comunque il nucleo originario della città. Ma quanto ci fai? Però io adesso sto facendo. Ah, prima. No, ma io sto facendo la cattedrale. Allora, l'esercizio è questo. L'esercizio è questo. Vediamo quello che c'è ora. Allora, come abbiamo detto, gli elementi, si devono studiare gli elementi. Ogni elemento va studiato. È quello giusto? Di cosa necessita? Dà energia, ne riceve, entra in connessione con gli altri, eccetera. Si parte da un punto reale, che è l'oggi. L'orto o il terrazzo di Marinella di ieri, non siamo partiti dall'idea... arrivo lì, faccio quello che mi pare. Siamo partiti dall'idea, abbiamo degli elementi già presenti. Ricordate la scala che saliva su? Era un elemento. I punti di acqua, poi ieri sera abbiamo visto, erano un altro elemento. L'ombrellone era un altro elemento. L'abbiamo studiati, abbiamo visto se erano giusti, se si potevano apportare le modifiche, se entravano in connessione fra di loro. Quando abbiamo inserito l'idea, e quindi dall'esterno della bacinella o alias laghetto, abbiamo detto dove le mettiamo?
che si entri in connessione con altri due elementi. Quindi prima si va a usare il presente, quello che c'è ad oggi, e poi invece si va a valutare quale sarebbe, se quell'elemento è giusto, entra in connessione, o se è da scartare. Progettare una città significa a volte dire anche il comune dove è sbagliato, mettiamolo da un'altra parte. Non è detto che lo faccia nessuno, eh? Però l'esercizio è quello. Entra in connessione con gli altri, ok, perfetto, dà la sua funzione, ok, perfetto, non lo dà, non entra in connessione, prendiamolo in considerazione, possiamo cacciarlo fuori. Quindi il principio è, andiamo a vedere quello che è presente, vediamo se è sostenibile, se ha la distanza giusta, se è poi, se entra in connessione con gli altri, e in quel caso, se scambia energia in modo positivo, si mantiene, altrimenti si va verso una nuova, un nuovo senso. Il nostro concetto deve essere quello dell'energia, non deve essere il bello, non deve essere a me mi piace, è un discorso energetico. La permacultura lavora su questo livello, poi logicamente in altri ambiti di progettazione lo faranno in altri sistemi. Non è giusto né sbagliato né l'uno né l'altro, è un sistema, è un gioco, però spesso ci azzecca. Allora, andiamo a individuare le varie zone. Quali sarà ad oggi, qual è la zona zero? Ad oggi, e non è detto che lo sia anche dopo. C'è tipo la zona più trafficata, cioè dove si passa più spesso. Io vedo, non so, la posta centrale, quella zona lì, via Giovanni Borio, quella questa. Sì, la conosco, Piazza Repubblica, ormai conosco mezza d'altra. No, anche la posta è proprio quella. Ma intorno alla posta, perché poi di fronte c'è la panetteria, c'è il coso delle fotocopie. Vabbè, però per esempio uno che abita in via Andria non ci va proprio, perché c'è la posta lì, la panetteria lì. Sarebbe da considerare. Ma c'è tutta la zona, diciamo, urbanizzata, che ha i servizi. Sì, la zona dei servizi, in questo senso, sì. Ok, allora, vedetevi voi a vedere, a osservare cosa. Si potrebbe fare anche semplicemente una vista dall'alto, no? In questo caso per esempio la zonazione richiede, nella progettazione, se si facesse questo, si andrebbe a ricercare la storicità, si andrebbe la carta tematica, quindi lo storico, la posizione attuale, quindi dall'alto si vede, volendo dall'alto si può vedere anche i flussi, no? Perché se ti vai a una famosa foto che poi individuano anche gli spostamenti delle macchine, no? Si può capire dall'alto dove sono i flussi delle macchine, i flussi delle persone, e di conseguenza sono quelle che ti danno poi la zona, ti dicono effettivamente ad oggi qual è la zona zero. Anche le viste di notte? Assolutamente sì. Una zona zero, lo sapete da chi si va a cercare anche, per capirlo anche velocemente, dai netturbini. Sanno benissimo, nel turbino sa qual è la zona più vissuta, la zona meno vissuta, eccetera. Ci sono delle. In realtà è l'asse di via Cavour che collega la villa comunale con la stazione, cioè anche storicamente è rimasta anche abbastanza confermata questa, che fu l'ipotesi urbanistica precedente, quindi, diciamo, originaria. E qual è il corso? Però ci abita pochissima gente. No, Come mai siamo in un momento in cui non c'è una zona zero forte? Allora, se mi siete chiesto perché? Se tu pensi alla posta centrale, se tu pensi alla posta del verso Comunopiano e di Piandria, sono le tre poste di Trani, secondo me quelle sono le zone più trafficate. Ok. Trafficate. Hai detto trafficate. Sì. Perché? Perché trafficate? Perché la gente si muove un casino in macchina. Perché? E però lì ci sono un sacco di supermercati, ci sono qua il parcheggio, c'è il parcheggio, la gente va. Ok, ok, allora è una presa, questa qui si dice è una presa di posizione, no? E conferma quello che abbiamo detto anche ieri l'altro appena all'inizio. Come progettiamo le città oggi? In base alle macchine. Ma questo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Infatti ad oggi è per quello. E questa è la dimostrazione lampante che nel nostro modo di pensare, l'associazione che abbiamo fatto, non abbiamo visto le persone negli appartamenti. No? Abbiamo visto le persone con le macchine dove girano. E questa è la dimostrazione che abbiamo progettato e stiamo vivendo in città, non progettate per le persone, ma progettate per le macchine, per i supermercati e per la viabilità.
Quindi sicuramente questa visione qua sarà sicuramente diversa da quella di chi ha progettato inizialmente, Romani o prima ancora, la città, perché la vedeva in un'altra maniera. Non è giusto né sbagliato né quella della prima né quella di ora, è una presa di posizione, è una presa di fatto. Questo è, ci dice che semplicemente oggi il risultato della città di oggi, innanzitutto è il risultato di un karma storico che dura 2000 anni, perché è così, no? Ogni generazione ha portato modifiche nelle costruzioni, ma anche nel pensiero. Se siamo qua, questo è il massimo che potevamo comunque espletare per tutta la storia che abbiamo presente, passato e presente, e di conseguenza questo è un dato di fatto oggettivo. Può essere anche che funzioni per altri anni, non ci sono problemi. Andiamo a individuare quindi queste cose sulla città e viene subito fuori che non ci sarà solo un centro, l'hai detto anche te ora, non c'è un centro unico perché non c'è bisogno di un centro unico. Perché nella logica che tanta energia mi permette di spostarmi come una farfalla da una parte all'altra, non ho necessità di avere un centro e questo centro ti deve e ti può dare tutto, proprio perché la funzione del centro era proprio questa, no? Quindi mi posso ricavare tanti più centri in base allo spostamento delle persone per alcun motivo o per quel motivo. La creazione di un supermercato gigantesco a volte fa cambiare l'urbanistica di una città o la fa impazzire. A Firenze, quando hanno aperto il centro commerciale Gigli, hanno fatto impazzire la Firenze e Bologna. Impazzire, perché lì hanno dovuto costruire una nuova uscita nell'autostrada perché saltava, andava in crisi la dorsale, la più importante italiana. Bravo. Che significa questo? Chi fa architettura sa benissimo che questa non è urbanizzazione, è disurbanizzazione, no? Allora, per dire però che è un flusso, no? È un magma, è un qualcosa in movimento e che risente delle varie spinte, la temperatura, umidità, eccetera, eccetera. Allora, non abbiamo un centro unico, ma abbiamo più centri, guarda caso, dove sono le piazze, perché normalmente nelle piazze arrivano i mezzi pubblici o arrivano le macchine, giusto? E quindi è proprio ancora legato a questo presidio. A Roma, nelle vecchie città romane, qual era il centro? C'era un centro? Il foro. Era il foro. Era uno zero potentissimo. Perché c'era il foro? C'era anche a Castello, l'incrocio tra le... La decumana, certo. E perché allora c'era necessità di avere un centro? Via Beltrani, via San Donato, diciamo nel centro foro. Dove sta San Giovanni nel foro? Dove sta la chiesa di San Giovanni? E non era un caso, era tutto studiato, perché lì si dovevano incrociare non solo le persone, c'era i mercati, c'era le novità, c'era la politica, perché in una soluzione unica, in una botta unica, davi tutto. Non c'era il telegiornale per passare l'informazione, l'informazione era vissuta quotidiana, andavi lì per sapere, per scambiare, eccetera, il cibo doveva essere più vicino lì perché nel momento in cui andavi per scambiare, per vedere, per sentire, acquistavi, ci doveva essere la terme, cioè era tutto studiato in modo come poca energia cerchiamo di farla fruttare. Non è che andavi lì al foro per invece di comprare il giornale e dicevi che è morto ieri tizio, poi da lì partivi a piedi e andavi dopo 15 km a comprarti un chilo di patate, perché sai bene che 15 km dal punto di vista di costo energetico è più superiore al chilo di patate. Poi non è che lì finiva e tornavi 60 km dall'altra parte perché c'era il supermercato che ti dava le banane, eccetera. No, capite? Poca energia, perché che se ne dica, Roma aveva poca energia nelle fasi iniziali quando costruiva le città, ti permetteva, diciamo, raccorciava spazi e tempi e distanze. Roma imperiale, con gli schiavi, era più semplice, no? Quindi è diventata anche più grande, c'erano sistemi di collegamento più importanti, il romano classico non ci andava, andava nel foro a fare politica, se lo faceva, il resto lo facevano schiavi, tantissima energia e quindi... Se vogliamo, le carrozze o i cavalli erano l'equivalente della macchina, ci siamo permessi di andare verso l'esterno, di fuggire dal centro e andare verso l'esterno, in modo centrifugo. Okay? Quando finisce l'energia, dove si ritorna? Si ritorna al centro. Ma proprio si ritorna al centro. La permacultura, come abbiamo detto, come postula, come parte da quale principio parte? Che non avremo abbastanza energia nel futuro
o perlomeno non ce ne sarà abbastanza o sufficiente a tenere in piedi questo sistema che ci siamo progettati ad oggi. E quindi l'innovazione, se vogliamo, è quella. Tutti progettano o altri progettano con un PIL sempre in crescita, chi fa permacultura progetta invece, io progetto con quello che ho. Poi se cresce il PIL, bene, se non cresce il PIL non me ne frega, io mi prendo la responsabilità di partire dall'idea che nel prossimo futuro non c'è sufficiente energia. Se non c'è sufficiente energia per quanti siamo, per i nostri modi di vita, per i consumi che facciamo, dobbiamo rivedere la città, dobbiamo rivedere gli spazi, dobbiamo riprogettare verde, spazi, persone, testa delle persone. Perché il giorno, se domani non c'è abbastanza energia per tutti, e glielo dico, guardate che forse abituiamoci da oggi a progettare in modo tale che possiamo fare una caduta morbida, e quindi è molto più comprensibile, qualcuno si riattiva, qualcuno cerca, qualcuno fa, è più semplice, ma è molto difficile dire domani non c'è più niente. È la situazione di Roma con la neve di 2 anni fa. La prima battuta è il selvatico, non il salvatico. Sapete la differenza tra selvatico e salvatico? Salvatico è quello che si salva, diceva Leonardo da Vinci. Il selvatico è quello che prima prende la clava e poi pensa come anche agli altri, capite, no? Quindi il selvatico, se sente che il giorno dopo non c'è cibo, non guarda donne, bambini, non guarda niente. Noi dobbiamo arrivare alla condizione di creare i salvatici, quelli che si salvano, e quindi di conseguenza di progettare a bassa energia. Che se poi ce n'è di più, ben venga, piace a tutti fare questa vita. A me piace girare l'Italia, sia chiaro, non è che dico chi contrario. Però intanto partiamo dal postulare l'idea che ce ne abbiamo meno di energia, quindi tutto deve essere più efficiente. Quale sarà stato inizialmente? San Giovanni dove rimane? Qui vicino al porto? Fammi vedere. Dove c'è Re Artù? Sì. Appena un pochino più alto? Allora, sì. Allora qui c'è la cattedrale, insomma. Perfetto. Diciamo c'è questa via così e si incrocia con questa. Questo è il Cardo e questo è il Romano. E questo è Romano. E qua c'era la. Perfetto. Benissimo, perfetto. E tutto torna. Roma, Tocet. Ricordatevelo. Il castrum romano. Cazzo, ti devo riprendere, ragazzo. Ce l'hanno fregata a noi etruschi. Però per il resto, vabbè, erano più bravi, sono stati più bravi, più forti a divulgare, quindi è romano. Ma in realtà era proprio etrusco. Hai capito che bestia cosa, vero? Allora, perché il centro? Perché non un caso? Quali è, secondo voi, se parliamo di permacultura, ora mi dispiace perché avete tutti avuto delle informazioni di permacultura senza aver fatto un corso completo di permacultura. Per noi, per esempio, chi progetta in permacultura, il limite, una zona che si incontra con un'altra, è una delle basi di progettazione, perché l'effetto limite è dove il mare si incontra con la terra, un fiume che si butta in un mare, un deserto con una oasi, la montagna con la pianura, quindi lì sono dei punti di convergenza, si chiamano punti limite. Perché? Perché c'è un cambiamento, un margine, sì, o margine o limite, è un punto dove si incontrano due entità, due ecosistemi, due ecotoni, eccetera. E io dico sempre, in quei casi, 1 più 1 fa 3. Proprio in quella parte lì, 1 più 1 fa 3. E non è un caso, se vedete, le zone più fertili sono sempre lì, le città più importanti sono sempre state fatte nei margini, mai in mezzo a una pianura senza niente. Le città che anche grandi, fatte nelle pianure senza niente intorno, non sono arrivate fino a noi. Anche città importanti non sono arrivate fino a noi. Sono arrivate tutte quelle che avevano molti effetti margine. Ok? Quindi non si sa perché, in realtà si sa, ma comunque fondamentalmente prendiamoli come esempi di resilienza. Guardate le nostre città, le più importanti, o sono lungo vicino al mare o sono lungo fiumi importanti, ma comunque sia non ci sono città senza un elemento, in questo caso acqua, importante che le attraversano, che sono vicine, no? La stessa Parigi, guardate le città più importanti, Roma, Londra, hanno tutti una diversità, non c'è una città, anche Mosca, tutti, no? Allora, noi qui siamo in presenza di un grande effetto margine, e l'effetto margine, il limite, è il mare, no? Qui c'è il margine e il limite è il mare, la parte importante, e la cosa ancora più importante è, qui il porto mi sembra naturale a me, sì, è naturale.
è un porto naturale, quindi è in margine del margine, perché questo qui è importante, qui in questo punto è importante, perché il mare sbatte sullo scoglio, comunque c'è effetto margine, ma avere un porto è ancora più valido rispetto a questo, perché se questa è la superficie di marginalità, di margine, a parità di distanza qui la superficie è amplificata e qui avremo, dal punto di vista energetico, di sistemica, avremo ancora più esaltati le diversità. Ci sarà una parte sotto vento, una parte sopra vento, ci sarà una parte a più ombra, una parte più a luce, un mare più fermo, un mare più caldo, tante situazioni che apportano variabilità. Dove c'è variabilità c'è energia e non si scappa da lì. Ma immagino una volta quanto cibo c'era qui all'interno di questo, parlando di alghe, di piccoli pesci, eccetera, eccetera, e pensate quanto cibo veniva da questa fascia e entrava in diretta connessione con la città. Quindi questa non poteva che non essere proprio il centro della città. Il porto non era l'arrivo del peschereccio, era la vita del peschereccio, era la vita delle persone, e lì c'erano tantissimi scambi, no? Giusto? Quindi storicamente la zero era quell'effetto, quel punto lì, perché arrivava dall'esterno tanta energia. Il pesce era energia. Vi torna? Chi ha più fatica a trasportare cibo via mare o via terra? Me lo siete mai chiesto? È via terra. È più fatica. Si porta meglio via mare. Perché via terra o camminate, è una gran fatica, o gli animali camminano per voi, ma dovete dargli cibo, e comunque devono avere altre strutture per essere portati. Se le condizioni sono giuste, e lo erano, perché l'Adriatico non è famoso per essere un mare cattivo, via mare era facile anche trasportare cibo. Giusto? Quindi una città importante si può permettere di avere anche a distanze comode punti produttivi a un chilometraggio superiore rispetto, se di mare, a una città che invece è sulla terra. Ritorna come concetto? In mare caricate una bella barca, ce ne va di roba, no? È quello che facciamo anche ora. I trasporti via mare costano molto meno che i trasporti aerei o i trasporti via terra. Quindi la zona zero in una città di mare con un bel porto ha la possibilità di avere energia a sufficienza anche dall'esterno, basta che faccia dei sistemi utili di, diciamo, di trasporto. Allora io ho tanta gente che sta qui dentro perché è, dal punto di vista strategico, importante, funzionale, c'è tanta energia che arriva, quindi è una zona zero molto importante. Ma è anche una zona dove si concentra la vita, storicamente, anticamente, delle persone. Quindi è una zona zero definita, delimitata. Ci saranno poi delle varie, andiamo a cercare le zone 1 e poi le zone 2, le zone 3 e le zone 4. La zona 5 è facile individuarla, è quella che non ci mettiamo mano, quindi può essere la provincia di Bari, può essere la regione Puglia, la nazione intera, ok? Quali è la zona 1, la zona dove poi le persone passano la maggior parte del tempo? All'interno di dove abitano, ci saranno, all'interno della città ci saranno le zone 1, 2, 3 e 4. Allora, se il porto è la zona 0, la città adiacente al porto è la zona 0, ci sono dei centri, dei punti che necessitano perché questo porto, questa zona 0, viva. Sarebbe, immaginatevi di vedere, la zona porto, la zona San Giovanni, la nostra casa, andiamo a cercarci l'orto di zona 1. Che cosa ha necessità una città, una casa, di cosa ha bisogno tutti i giorni gli abitanti che vivono? Di cibo, di acqua, giusto? Di difesa anche. Diamo sempre per scontato che non c'è bisogno, giustamente, per fortuna, la cultura della non violenza porta a pace, la cultura della violenza in tutte le sue forme porta a guerra, ma comunque sia, possiamo dire, la difesa, ma più che altro, difesa significa anche, che ne so, difesa dalle mareggiate, difesa da alluvioni o altre situazioni, da incendi, da eventi dominanti. È lo scambio. È uno scambio. No, dico, è lo scambio.
In che senso? Di scambiare le relazioni sociali, importantissima la relazione sociale. Il foro non è caso era il centro della relazione sociale. Allora andiamo a individuare dove in teoria sono oggi e dove invece dovrebbero essere fatti se noi andiamo a riprogettare una città. Allora, oggi abbiamo detto non rappresentano ciò che sono le necessità degli umani, o perlomeno degli umani a piedi. Perché però anche oggi, per un vecchietto di 70 anni, la scalinata che ho a casa per arrivare al B&B dove vivo io, l'ho detto alla mia moglie, l'ho detto, vedi Fabi, è per i giovani. Già ora per noi è una fatica, fra 20 anni sarebbe improponibile. La città che abbiamo inventato oggi non sono fatte per gli anziani, l'avete, è chiaro, no? Perché dov'è il supermercato qui? Non l'ho visto ancora il supermercato a Trani. Però non sono per gli anziani un'altra volta, perché per i supermercati in un centro storico dove intorno ci sono supermercati grandi, normalmente per sopravvivere, per pagare gli affitti, per pagare le spese fisse, eccetera, sono costretti a raddoppiare o triplicare un prezzo e normalmente il prezzo è alto e il pensionato è il prezzo basso. Quindi fisicamente non sono studiate per, anzi, sono studiate per farli schiantare prima possibile, per liberare prima possibile l'appartamento per poter essere venduto e realizzato a un prezzo buono. Ok? Quindi c'è poca di intelligenza nella costruzione della città di oggi. Non è un caso che ci sono più psichiatri in una concentrazione molto elevata, no? Noi però partiamo dal presupposto che ci vogliamo reinventare una città. Sappiamo che ancora la gente vive qua, quindi il cibo prodotto o commercializzato deve essere il più vicino possibile alle persone. Ritorna? Quindi noi in zona 1 ci dobbiamo far convergere o produrre il più possibile perlomeno il cibo, l'acqua, una difesa e uno scambio sociale. Vi torna come concetto? È il punto di ripartenza. È proprio così il punto di partenza. Deve essere il più vicino possibile alle persone. Perché se io per raggiungere il primo punto importante di alimentazione sono costretto a fare 500 metri e niente, non posso pensare che sotto ogni casa ci sia un frutteto o ci sia l'orto, no? Però ci deve essere una misura. Qual è la misura massima utile per andare a piedi a prendersi del cibo? Perché quando si parla di società, la società non è composta solo dai diciottenni giovani che fanno footing la mattina e si fanno male perché camminano con le cuffiette. No, ti camminano male. Ma te ti fai male perché lavori con le cuffiette, perché camminano con le fessette? No, eh? No, no. No, io parlo di postura. Ah, di postura, sì. E io invece ti dico, ti stai facendo male con le cuffiette? Sì. Te lo ridico sì. Che ha detto? Perché il gioco vale la candela. Ok. Allora, qual è la distanza che dobbiamo prendere in considerazione? C'è una distanza, ma può essere anche 500 metri, però dobbiamo vederla in funzione e in relazione a cosa. Se è un clima sano, tranquillo, pulito come questo qua, nel senso piove 7 volte all'anno, 8 volte all'anno, la distanza può essere anche più lunga, giusto? Se vivo a Kitzbühel in Austria, la distanza deve essere veramente corta. I porticati nelle città del nord, no? Sapete a che cosa servono? Bologna. Allora, servono perché logicamente più le condizioni climatiche sono avverse e tanto più corto deve essere il percorso. Quindi, perché si parla di progettazione? Perché vanno visti tutti gli elementi, no? Diamo per scontato che la distanza sia 500 metri, quella utile. Un vecchiettino 500 metri comunque può farcela. Poi dopo il caso proprio vecchio che si sposta con le cruce in una città dove c'è un sociale non è un problema, una città egoistica è un problema. Comunque gli diamo una misurazione, una distanza. Nella zona 1 ci dovranno essere quindi il cibo, i punti d'acqua garantiti, sani, puliti, eccetera, e non un supermercato che vende l'acqua imbottigliata. Non è una zona, non è da zona 1 e non sarebbe neanche né etico né normale. L'acqua noi non è che la consumiamo perché ci piace
la bottiglietta, non la consumiamo perché senza acqua non si vive, giusto? E dovrebbe essere, l'acqua del sindaco dovrebbe essere di suo, l'acqua che ci fa vivere bene a costo zero, perché altrimenti non si parla di struttura sociale, la struttura, una civiltà si vede anche da quello, una città che, una società, una civiltà che fa pagare l'acqua dimostra che ha qualche problema, no? Quindi ci devono essere dei punti di acqua sana, pulita, eccetera, facilmente accessibili, magari gratis, e tanti volontari, vedo? Oh, ok, perché è una città antica. Per fortuna, cercate di proiettarvi. E non è un caso. Non è un caso, non la mettevano l'acqua a un chilometro. Provate a portare 5 litri d'acqua. Quante se ne consuma in un giorno di acqua? Eh? Per bere? Intorno ai litri. A cada uno. La famiglia di 5 persone sono 10 litri. Per lavarsi, per le funzioni del bagno, eccetera? Il consumo medio del popolo italiano è su 200 litri al giorno. È una cosa assurda, orripilante. Non c'è... Eh? Persona. A persona. 200 litri al giorno. È una cosa orripilante, neanche, non ci si definisce. C'è gente che consuma 16 litri solamente per lavarsi i denti. Allora, sì. A media ci sono delle punte da 16 litri per lavarsi i denti. Cioè, bisognerebbe la mattina, quando si è alle scuole elementari, primo giorno di scuola elementare, dire ai bambini, allora venite con me, andiamo a prendere l'acqua in un contenitore da 40 litri, poi restano perché 40 litri per un bambino è troppa roba, e fargli proprio fisicamente spostare per far capire quanto pesa quell'acqua e quanto è importante quell'acqua. No? Detto questo, quindi avere l'acqua vicino non è un vezzo, non è un qualcosa che non così, fatta apposta, è una necessità, perché altrimenti non tutti possono averla, non tutti. È una progettazione, una città, quindi i punti d'acqua devono essere in zona 1. Cibo, acqua in zona 1, poi cosa? Deve essere il punto maggiormente difeso, strutturato, che non debba risentire di fenomeni esterni. Ad esempio, oggi non è un problema, ma l'incendio, l'assalto o altre cose erano comunque garantiti da dei sistemi di difesa, da dei sistemi anche antincendio, altre cose. C'erano anticamente le mura. Assolutamente, era fatta apposta. Però un'altra cosa che tutti dimentichiamo è la socialità. Il foro, le altre piazze, le cannelle, i lavatoi, eccetera, il lavatoio pubblico aveva la stessa funzione. Quindi nella riprogettazione andrebbe rivisto, proprio perché se io non ho abbastanza energia devo ricrearla. La lavatrice, se non ho energia, salta, mi torna energivora, ma molto energivora, a meno che non vi fate le lavatrici a pedali. Funzionano benissimo, si acquistano, i tedeschi le fanno, ve le potete comprare. Io ho visto i primi prototipi, proprio quelli onesti, fatti con le biciclette. Lavatrice a pedali. La lavatrice a pedali, io ho visto proprio il primo prototipo fatto in Italia. Farli a pedalare? Sì. Cazzo, c'è gente che paga per fare i food, per andare in palestra. Si fa, bella. Si compra addirittura, te la mando dalla Germania. Non costa tantissimo, sui 200 euro mi sembra. E non c'è il motore, è bello. Il motore ha le sue gambe. Allora, per dire cosa? Molti pescatori, pescivendoli, ricavano quando la lavatrice da buttare il cestello e il motore per avvicinare i ponti. Davvero? No! Allora, comunque penso che tutti abbiate riciclato l'oblò della lavatrice, è un classico. I l'oblò della lavatrice sono dei vassoi da insalatiere favolosi. Quelli in vetro, non quelli in plasticaccia brutta, ma quelli storici di vetro sono i vassoi da insalata. Ah, certo. A parte, sono anche, ve lo dirò, quando avete fatto il compost toilet? Sì, no, non ho vissuto.
Ah, non lo sapete. Allora, sono anche dei buoni taz, dei buoni water. Allora, a parte quello, quindi nella riprogettazione acqua, cibo, socialità, zona 1. In zona 2 non è che si passa dalla zona 1 alla zona 5 a Sassate, no? Nel senso, deve essere riprevisto una fascia. Però la zona 2 abbiamo detto, ci abbiamo meno energia, ci mettiamo meno energia, otteniamo e ce ne mettiamo di meno. La funzione sociale deve essere comunque ricreata almeno fino alla zona 2, alla zona 3, ok? Perché abbia un senso tenere la città. E fra un negozio e un altro c'è differenza e lo possiamo anche capire subito. Un parrucchiere, secondo voi, è da zona 1, 2 o 3? Fare una volta ogni due mesi andare dal parrucchiere non è un problema, fare anche un chilometro, vi torna? Una persona anziana del parrucchiere ci va anche una volta ogni sei anni. Avere un parrucchiere in zona 1 ha poco senso. Oddio, a Trani è sensissimo, ci fanno ogni giorno. Allora sì. Ma in una logica di riprogettazione, in teoria un parrucchiere si può stare anche in zona 3 o in zona 4. Vi torna? Fra gli stessi alimentari, chi vende la frutta fresca, la verdura fresca, e chi vende il conservato può essere già da zona 2. Chi vende il fresco è molto più zona 1. Cerco di farvi vedere come si può ragionare, no? Mi torna come concetto. Andiamo a rivedere la zona 1. Per raggiungere dalla zona 1 le altre zone, la 3, la 4, eccetera, ci sono dei punti di viari, oggi raggiungibili con le macchine, una volta a piedi. Vi ricordate che si è detto stamattina o ieri, ora comincia a fare confusione, intorno alla strada si crea tutta una zona 1, no? Perché la strada, per il semplice fatto che ci spostiamo, è un punto dove noi comunque passiamo, osserviamo, spostiamo, eccetera. Quindi non sarà una zona 1 fatta proprio come un tondino. Magari è fatta come un tondo qui intorno, proprio nel nucleo centrale, e poi avrà delle branchette che vanno in questa parte, perché queste zone che si affacciano su queste strade sono zone dove c'è un forte scambio. Anche con le scuole. E poi lì dopo ci arriviamo. Secondo voi una scuola è meglio farla quassù o all'interno della città? Nella zona la scuola da zona 1 o da zona 4 o da zona 3? Perché? Non solo vengo a fare, ragioniamo, ma ora noi ragioniamo in questo momento una riprogettazione di una città con bassa energia. Bassa energia significa scordiamoci la macchina. Se diamo per scontato che la macchina non c'è più, che la corrente elettrica ci sarà, ma anche la macchina ci sarà, ma avranno dei costi talmente alti che verranno utilizzati solo per particolari lavori, per particolari funzioni, ma dobbiamo riprogettare tutto. Cioè noi con un progetto di permacultura non partiamo dal presupposto che abbiamo la macchina a disposizione, partiamo dal presupposto che le macchine ci saranno anche, ma i loro costi di gestione e manutenzione, ma più che altro i costi vivi per lo spostamento, saranno talmente alti che non saranno fisicamente né alla portata di tutti, e ci sta che neanche nessuno le vorrà più. Non è terrorismo politico, sapete benissimo che il petrolio comunque finisce, l'avete fatto con Davide, e di conseguenza un pensierino dobbiamo farcelo, no? Maledetta, allora. Quella è la nostra sfiga. Scava e trova l'altro. Ma comunque è una cosa finita, quindi finisce. Allora, immaginatevi di vedere. Finisce però e piangete? Che succede? No, è andata una melanzana, siamo commosse. Siete strani voi al sud, eh? Allora. Ti capisco. Allora, vediamo come funziona una scuola. C'è un luogo fisico, giusto? Un luogo fisico dove convergono i maestri o i professori, giusto? Vivono nella scuola? No. Passano la maggior parte del loro tempo nella scuola e dovrebbe essere una zona zero. Se fossero attaccati con il cervello sarebbe una zona veramente importante. Se sono attaccati ai 27 è una zona distruttiva. Ho detto qualcosa di cattivo? No. Allora, arrivano i professori
i maestri arrivano da più parti, fisicamente dovranno tornare da più parti, giusto? I bambini da dove arriveranno? Da tutte le parti, no? Dove, se una zona zero viene considerata tale, la maggior parte dei bambini, dove, la città dove passa la maggior parte del tempo, glielo dai per scontato che venga da qui. Dove la metti, sarà comunque decentrata rispetto, se è distante, sarà decentrata rispetto al punto di partenza. Ma normalmente molte persone stanno qua dentro. Quindi non ha senso fare una città, una scuola distante da una zona centro. La scuola è un punto da zona 1. Non guardare ora. Nella progettazione nuova è da zona 1. Perché? Perché i bambini, se è nella zona 1, non hanno bisogno di essere carrettati in una macchina, uno per macchina e una per macchina, arrivare in un punto. Considerate lo spostamento, il tempo, lo spazio, perché prima intorno alla scuola ci poteva essere un parco, oggi intorno alla scuola ci deve essere un posteggio mega galattico per permettere l'arrivo in 10 minuti, in 20 minuti di uno scarico e carico di bambini o di pulmini. Questo poi implica pericoli, problemi di ingolfamento in quell'ora di porzioni di città, chi ne ha più ne mette? Possiamo permettercelo perché abbiamo tanta energia, perché girano pulmini, ci sono autisti in cima a pulmini, tutti sappiamo che è un sacrificio che dobbiamo fare, perché quell'anno non c'è il tuo bambino ma ci sarà il tuo nipote oppure c'è il tuo cugino, e sappiamo che è così. In una progettazione a bassa energia questo salta, questa salta. È un senso, è un senso. No, no, ma questo non è che ti dico io che si deve cambiare quella scuola lì, dico semplicemente che se andiamo a riprogettare e a rivedere una città, una scuola elementare dobbiamo riportarla verso la zona 1, ma tassativamente. Se la zona 1 è un centro storico, cioè che ne so, proprio vincolato, strutturato, eccetera, lo faremo nella marginalità della zona 1, in zona 2, perché magari non possiamo ben metterci, cioè non possiamo buttare giù Piazza della Signoria a Firenze perché ci dobbiamo fare una scuola elementare, no? Però appena finisce quello che è lo storico, il vincolato o chi per lui, appresso, subito dietro, va creata la condizione. Questo dal punto di vista energetico è l'energia che crea energia, inserita in un momento sbagliato, in un posto sbagliato, non è l'energia, è il problema che crea il problema. Ritorna? Che la possibilità di andare a scuola a piedi non è solamente intelligente, è economica e ha un senso. Se abito una ragazzina, a pensare anche che per andare a scuola bisogna muovere il culo e non avere l'autista. Perché poi dopo a 14 anni si spostano in città con taxi perché gli fa fatica, fa anche un chilometro. Sono i nostri figli. Quindi ci sono tante valenze, però partiamo semplicemente dalla valenza energetica. Un mercato del pesce, un mercato delle verdure, un mercato rionale, non può essere in zona 4. Perché chi ci va dopo è sempre la solita persona, la persona che salta su una macchina e non lo fa uno spazio per andare lì, perché logicamente è meglio il supermercato dove c'è un posteggio che non il fruttivendolo davanti casa. Dobbiamo riavvicinare tutte le funzioni importanti nella zona 1, nella zona 2, ritorna, e non fare il contrario. Però, dimmi. Cioè questo laddove tutte le persone, cioè le persone, la maggior parte delle persone vivono nella zona 1. Però le città comunque sono grandi, ci sono tante periferie. Il fatto che una scuola possa essere. Assolutamente sì. Allora si creano i famosi anelli, no? I famosi anelli, tipo dei gangli, dove ci saranno dei posti che comunicano direttamente con la zona 1, giusto? Le prime cinte murarie, oppure i primi viali che erano di raccordo, eccetera, in modo che ci siano facili scambi con tutto ciò che sta esterno.
e diretti con questi. Se invece noi progettiamo per le macchine, ma per le macchine nel senso sbagliato, è tutta una grandissima confusione. Mi torna? L'idea è sempre quella di avvicinare, cioè noi dobbiamo sempre pensare qual è la minore, la distanza più piccola per andare a fare o un'azione, andare al lavoro, quello che è, o andare nell'orto, giusto? A prendere lo stesso pomodoro, l'insalata. Più è corta questa distanza, più è intelligente, perché meno è l'energia che consumo. Dobbiamo proprio lavorare per i metri, non per le distanze. E 50 anni, 40 anni di condizionamento per la macchina, capite bene, ci sembra tutto difficilissimo, ma in realtà non è così, basta rivederla in un modo diverso. Okay? È semplice in una città nuova, in teoria, più facile, in una città vecchia veramente bisogna fare una fatica a ristrutturarlo, l'idea, no? Perché magari lo vediamo che, cioè, in una progettazione iniziale, rifare un flusso, una strada, un centro, è più semplice nella vecchia no. Ma partiamo dal presupposto che non è così immediato, ma ci si può riragionare. Ci sono molti edifici che non hanno più una collocazione, no? Giusto? Molti edifici dovranno, in una logica futura, in una logica anche futura, se vuoi, a bassa energia, rifunzionalizzati. Molti, secondo me, andranno a finire a serre produttive. Molti potranno essere anche abbattuti e per fare posto a spazi produttivi. Chi conosce Detroit? La grande capitale americana delle macchine, eccetera. Detroit in 3-4 anni ha perso, non si sa, migliaia di posti di lavoro. Gente schiantata, ingegneri, piccole, medie, basse manovalanze, ma anche manager, ingegneri, eccetera, sparati dalla mattina alla sera a mezza una strada. Non ci sono paracadute sociali in America, no? Lo sapete bene, negli Stati Uniti o c'hai la tua assicurazione o i tuoi, o se no i paracaduti non esistono. È stato un male bestiale, un sacco di gente si è ammazzata e non è stato un passaggio graduale, ma oggi molti dei posteggi dove stazionavano le macchine in attesa di essere vendute sono state trasformate in orti, ma si parla di ettari, di ettari. E qualcuno ci ha guadagnato dicendo anche, non dal punto di vista economico, ma hanno ritrovato anche una dignità di vivere in quei posti, eccetera. Però ci sono situazioni estreme, tipo ci sono bambini che mangiano fino ai venerdì perché vanno a scuola e poi devono aspettare lunedì per poter mangiare, magari mense gestite, autogestite e foraggiate dalle stesse maestre che insegnano. Non è questo per dire, non è successo in Zambia, è successo negli Stati Uniti d'America. Quando finisce l'energia, finisce. È un concetto che fa parte sempre della cisperseguità, se vogliamo, ci segue dalla notte dei tempi. Noi progettiamo per stare sempre meglio, però nello stare meglio pensiamo sempre che l'energia, come è arrivata, può finire. Riprogettare ripartendo da una bassa energia non significa stare peggio, significa stare meglio. Perché progettare con bassa energia fa sì che il nucleo familiare riacquisti la sua valenza. Stare in una famiglia numerosa non solo è bello, ma è anche più energeticamente sostenibile. Stare in una famiglia con babbo, mamma e un figliolo, dal punto di vista di resilienza, è poca cosa. Forse niente. Noi ci permettiamo con i soldi di delegare tante funzioni ad altri. La persona anziana con i soldi è un peso e diventa doppiamente peso quando hai bisogno della polacca per guardarla. Okay? In un sistema più raccorciato, più ravvicinato, a bassa energia, anche un nucleo familiare, non hai il problema dell'anziano, perché con più figli l'anziano si gestisce. Con un figlio solo l'anziano diventa una fatica, se specialmente lavori 12 ore al giorno per campare in una società come questa. La funzione, quindi la socialità, riacquista il suo giusto valore e non è una cosa caduta dall'alto in campagna elettorale, è una necessità, perché si sta bene in sociale proprio quando c'è la possibilità di pensare un po' a tutti e non in momenti particolari, no? Riavere il cibo veloce a portata di mano e di qualità significa avere anche un cibo sano che non ti fa andare troppe volte dal dottore e pochissime volte all'ospedale e non il contrario. Vi torna come concetto?
Poter passare all'interno della città e vedere un orto e fare un orto non è solamente un funzionale per il nostro mangiare, ma è funzionale anche per la nostra visione di come potrebbe e dovrebbe essere una città. Togliendo la visibilità a questo, ci siamo creati in questo mondo virtuale e spesso andiamo a cozzare contro la malattia psichica. Mi torno come concetti. Se facciamo delle città cattive, non possiamo poi pensare di avere degli abitanti buoni. Dobbiamo fare delle città buone, costruttive, dove si sta bene, si socializza, eccetera, ma al primo posto dobbiamo trovare anche delle città resilienti. Per essere resilienti devono produrre cibo e non acquistarlo da lontano, altrimenti arriva tutto dall'esterno, non c'è niente che blocca, non c'è l'energia che circola se non quella fognaria, e il primo giorno che non arriva dall'esterno questo va tutto in malora e schianta. E schianta con una violenza spaventosa, perché se tutta l'energia arriva all'interno, sono masse, sono atmosfere, sono energie, calorie, eccetera, come se fossero proprio, immaginatevi di vedere arriva tutta l'energia dentro un tunnel, poi pompa, il tunnel alla fine schianta. La vedete come progettazione? È un bello stimolo, no? Corato è più. È com'è? Facile da gestire, perché non è tonda, comunque si è allargata. Le città per definizione non sono sostenibili. Almeno in confronto a le città sono sostenibili quando abbiamo fatto tante città. Onestamente la visione della tribù è la visione più resiliente. 300-600 persone sono quanto di massimo possa essere progettabile. Perché? Perché si è visto che dal punto di vista umano si riesce a relazionarci non più di 300 persone a persona. Cioè nel senso, io ne conosco solamente, ogni anno ne conosco almeno 600-800 per i corsi, per quello che faccio, eccetera. Però so benissimo che relazioni interessanti significa scambio, io do, te mi dai come scambio, non ce la facciamo a gestirne più di 300, e questo è normale, no? Delle città masserie in Puglia che hanno quelle dimensioni. Ma lo erano anche storicamente nelle campagne toscane, sai? Più di tanto non si riusciva. Quando non riesci a relazionarti con le persone all'interno di un contesto in cui vivi, crei il nemico, il forestiero, all'interno della comunità, e si è visto che poi alla fine questa frizione porta poi a fenomeni di fuga, no? Di satellitismo. La gente o crea la sottotribù, che spesso entra in conflitto con una persona, o altrimenti forme di violenza, no? Perché io non faccio parte del tuo gruppo, te non giochi con me a pallone e te non sei più il mio amico, sei il mio nemico. Quindi ritornare a forme di più piccole verso il centro non dovrebbe essere l'opera di un permacultore o di un architetto avveduto, dovrebbe essere perseguito da tutti, anche dal pensionato. Perché sa benissimo che se io ti conosco, è difficile che se cadi per terra non ti raccolgo, no? Se non ti conosco, ho paura, oh, mamma mia, visto quanto è grosso, se caschi per terra faccio finta di non vederti, ti passo sopra e me ne vado. Quindi ritornare verso il centro ci si guadagna tantissimo dal punto di vista energetico, sociale, ambientale, cioè veramente, cioè, è importante. Non è che è importante, è fondamentale. La maggior parte della vita dell'umanità sulla Terra è stata fatta con queste forme. Dentro le città c'erano rioni, c'erano le vie, c'erano le piazze e erano la riproduzione della tribù all'interno della città. Nel momento in cui abbiamo spostato tutti questi gangli, no? Un po' il sistema ganglo è proprio uno dei tanti modelli a cui si fa riferimento la permacultura, una città può essere vista proprio come un albero rovesciato, no? Con tutte le ramificazioni che portano verso un centro e tutte le ramificazioni però si parlano. Avendo tolto tutto però con il mito della macchina per spostare più velocemente il consumatore verso il supermercato, si è portato via dietro tutta questa roba. E quindi abbiamo gente che muore dopo due mesi, ci si accorge in una casa, un condominio, e abbiamo delle situazioni di pazzia assurde. Possiamo riprogettare tutto perché le forme sono naturali, vengono dalla storia e sono facilmente perseguibili. Però poi, finché noi abbiamo a disposizione, come dicevo prima, ho i soldi per spostarmi, che me ne frega del resto? La mia mamma sta male,
chi se ne frega, prendo una polacca, ci sta 14 ore al giorno, mi costa 30 euro, ne guadagno 60, non ho un problema, 30 me le vivo. Se la polacca mi costa 60 euro e ne guadagno 20, è un grosso problema. Se noi costruiamo delle società a questa maniera, non dovremo più lavorare 8 ore al giorno, dovremo lavorarne 12 o 14 o 16, non basteranno mai. Fra i principi della permacultura c'è questo sano principio che dice: lavora un terzo, studia un altro terzo e godetela per l'altro terzo. Non siamo bravi quando siamo dei professionisti perché lavoriamo 18 ore al giorno, siamo bravi quando lavoriamo 2 giorni alla settimana, 2 giorni studiamo e 2 giorni ce la godiamo, anche 3 dico io. Però questo è possibile farlo se mettiamo in discussione questa idea che l'energia deve essere accumulata, l'energia deve girare perché altrimenti non ce n'è per tutti, e infatti ce lo dimostrano. Guardatevi anche il vostro comune, la vostra provincia e cercate di vederla senza il petrolio, senza la macchina, senza la corrente elettrica che fa di tutto e di più. L'acqua come vi arriva a voi? Per fortuna arriverà una distribuzione ancora storica, perché sì, qui è storica. Ma ci sono dei posti dove l'acqua già arriva con le cisterne? Assolutamente sì, l'acqua con le cisterne. Perché ci sono dei problemi non indifferenti. Immaginatevi se deve essere proprio istituzionalizzata il trasporto dell'acqua a cisterne e se non c'è il petrolio per spostarla. Che se fosse via terra piuttosto che via mare. Impressionante, no? Via nave, mica possiamo ritornare davvero a... Perché no? Sarebbe tutto un fatto di risparmiare le canzoni. Sei felice, ma se però non sei a remo, qual è il discorso? C'è una cosa che è storica come l'acqua, che non si torna mai indietro, l'umanità non sono mai tornata indietro, anche malgrado tutte le situazioni più strane possibili e immaginabili, non si torna indietro, quindi non ci aspetta l'idea di riprogettare, di ritornare, no? Non è che possiamo prendere un libro e dire torniamo indietro e facciamo come facevano loro perché stavano bene. Cioè, siamo qua perché tocca per forza di progettarsi qualcosa di nuovo, ma proprio per forza. Non siamo più gli stessi, non abbiamo più la resilienza dei nostri nonni, i nostri batteri sono veramente sfiancati, siamo pieni di sostanze tossiche. Non possiamo pensare di tornare tamblé a una vita dei nostri nonni. Il mio nonno lavorava 12 ore dentro a una miniera e ci è riuscito a arrivare in pensione. Noi in un anno ci avrebbero già sotterrati, no? Però possiamo progettarci un nuovo modo di vivere che non per forza non ti richiede di andare nella miniera. È quello il sistema, no? Cioè, non dobbiamo lavorare per andare contro l'aratro o contro la macchina. Cioè, il nostro principio non è lavoriamo per distruggere le macchine. Non vi ho detto di prendere la mazza la notte e andare a spaccare le macchine. Ho detto che dobbiamo riprogettare un sistema per cui la macchina non è così necessaria. E quello è la sfida che dobbiamo... Perché non c'è più necessaria? Noi lo postuliamo perché diciamo che ci sarà un giorno che non ci sarà abbastanza petrolio. Ma sarebbe anche più bello e interessante dire un giorno gli uomini faranno a meno della macchina perché hanno studiato e realizzato dei sistemi alternativi molto più efficienti, molto meno energivori. Energivori significa che mangiano energia. E se vogliamo anche con più soddisfazione, no? Più divertenti. Se un giorno voleremo, buono, progettiamo le ali, non è un problema. Quello che è un problema è la macchina diventata il centro della società. E tuttora è così, Ho visto quante macchine nuove in questo momento a Trani, una cosa spaventosa. Ma macchine da 30.000-50.000 euro, più fitte che a Milano. Quindi c'è una cultura... C'è una cultura della macchina molto forte, no? Che significa? Ha avuto un freno negli ultimi 3-4 anni, perché cioè, se andiamo indietro un po' era ancora più amplificato. Cioè, ora si vede un po' di persone che vanno in bicicletta, ma 3-4 anni fa, zero. E quindi che è passato? Che è cambiato in questi anni? È cambiata la cultura? È cambiata la cultura, la crisi. Non è cambiata la cultura, è calata l'energia.
questo è chiaro. In prima battuta cambia questo, in seconda battuta c'è un risveglio e quindi di conseguenza siamo alla, sì? Proprio anche per questo qualcuno che si trova in quella difficoltà riscopre il bello della difficoltà e quindi dopo c'è il salto culturale in quella direzione, che è la cosa più bella, ok? Però è indubbio che se cambia la società e cambierà in un sistema molto più ambientale, ecologista, eccetera, ma non con i classici cappelli politici, io parlo sempre di cultura diffusa, lo sarà anche perché una parte di quelle persone si sono volutamente svegliate, molte si sveglieranno sbattendo come i bambini piccini quando cascano dal letto. Durante una notte cadono dal letto e capiranno l'ebbrezza del volo, ok? E benvengono entrambi. Non è perché uno è arrivato dopo, io sono arrivato prima di te, sei un imbecille, potevi venire prima. Assolutamente. Bisogna aiutarsi per svegliarsi. Va bene, vorrò attristito, però volevo far questo. Volevo far questo perché volevo arrivare fino alle onde basse della vostra pancia. Però la visione è molto positiva, perché onestamente è molto positivo, si vede in tutti gli ambienti, dal basso c'è una voglia di riprendersi in mano noi stessi, no? Fondamentalmente, perché se un giorno ti estrani da quello che apparentemente luccica e ti metti dietro una porta e guardi fuori, ti rendi conto che viviamo in un paradiso di scemi. Lo diciamo, stiamo vivendo in un paradiso di scemi. È un paradiso apparente, molto. Perché? Perché siamo un branco di scemi. Va bene, belli, ci rivediamo oggi. Oggi progettiamo in casa. La casa di Marinella. Quindi andiamo da Marinella? Sì. Stiamo da Marinella pomeriggio. Alle 3 da Marinella. A noi ci piace, se tutti dicono A, noi facciamo B. Se dicono B, facciamo C. Ma 3? Proviamo le 3. Proviamo le 3 per essere lì a cominciare. Insomma, poi tanto io comincio comunque. Sì, la prova che vogliamo fare oggi è vedere come si può progettare un ambiente. La casa di Marinella però c'è del sano, perché la casa di Marinella può essere la casa del futuro, in quanto c'è una superficie interna da studiare, vediamo che cosa possiamo coltivare dentro, ma la cosa importante è che c'è un terrazzo che è veramente quasi da autosufficienza alimentare. Oh, c'è tanta roba. Quindi quelle dimensioni, diciamo, permettono... Allora, autosufficienza alimentare si intende di una persona che mangia pacatamente, in modo parco, intelligente, e che è molto vegetariana, e l'apporto esterno di carne viene dall'esterno, questo è logico. E così come il nel mangiare sano, no? Nel senso... pane tutti i giorni, pasta tutti i giorni, ce la siamo inventata negli ultimi 30 anni, la barilla l'ha fatto passare. Non è bello. Ma non ho bisogno di mangiare la pasta. Tutti tanti giorni, onestamente. Per saziare proprio fisicamente. No, per vincere la barilla. Cioè, volendo cambiare un po' lo stile alimentare? I legumi sono la nostra base alimentare. Legumi, legumi, però poi, cioè, non so, se finisco di mangiare un chilo di insalata con una pasta qualcosa, e mangio un piatto di pasta, di pasta, insomma, mi sento... È una questione del tuo intestino. Mangiando concentrato abbiamo reso i nostri intestini pochissimo in grado di assorbire tutti gli elementi, quindi quando ti vai in ritorno e fai vegetariano, mi si allunga l'intestino, perché proprio perché fisicamente ha più necessità di estrarre tutti gli elementi da ogni cibo, capito? Quindi fondamentalmente mangiare, diventare, ritornare a essere molto vegetariano, non per forza tutto vegetariano eccetera, significa anche assimilare di più per in varietà di peso gli elementi mangiati. Oggi mangiamo tantissimo perché mangiamo squilibrato e per compensare questo dobbiamo mangiare di più. Se mangiamo sano, equilibrato, ma non mangia nessuno 2 kg di roba al giorno come si mangia oggi, mediamente. Mi basta molto poco.
Fatevi, ricordatevi il pane di casa, fatto con una panina integrale e vera. Sfido uno a mangiare una pagnotta di pane integrale, vero, ti prende un colpo. Primo non ce la fai a mangiarlo, secondo non ce la fai a digerirlo. Se invece mangi il pane fatto con solo amido, perché questo è quello che si mangia oggi, dopo aver mangiato una pagnotta di pane, hai fame dopo 10 minuti, perché non hai equilibrio dentro lo stomaco, no? Il tuo stomaco è costretto per bilanciare, a prendersi a destra e manca i vari elementi. Ma questa cosa del mangiare poco e spesso. Immaginati in natura com'era l'uomo. La scimmia come mangia? Alle 8 di mattina, a mezzogiorno e alle 8 della sera? No, quando ha fame. Non è un caso. Ma è normale che sia così. La tua parte animale vuole questo. Poco, di qualità, spesso è diverso. Ci siamo costruiti questo perché abbiamo necessità anche di avere dei tempi per poter lavorare, eccetera, eccetera. Però non è sano, proprio così sanissimo. Si può fare anche molto lì. Poi se sul cibo, figurati, io sono un ghiotto di natura. Mamma mia, io sarei dal suicidio, dovessi diventare un fruttariano, proprio, ve lo dico. Anzi, prima mi ammazzo. Però so qual è il modo giusto per mangiare. Non lo faccio mai, però so qual è il modo giusto. Ma insomma, perlomeno guardo la qualità dei cibi, sì. Ma in tutto ciò abbiamo delle concezioni delle finestre spalancate. Ma sei di quella che va a cercare il pelo nell'uovo, ti ho già visto. È gravissimo. No, rifugi sempre dagli integralisti. Rifugi dagli integralisti.